Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Senza bavaglio, ma questo senza bavaglio potrebbe essere una lettera aperta al governatore Emiliano. Caro Emiliano, ti scrivo, anzi, caro Emiliano, ti dico. Io personalmente, caro Michele Emiliano, ci conosciamo e ci diamo del tu, ho avuto grande stima di te, ti ho anche votato, però devo dire che considerando come hai maltrattato, calpestato, oltraggiato e lo stai continuando a fare la città di Taranto, beh, mi sento deluso, mi sento amareggiato, mi sento tradito, mi sento preso per il culo come cittadino, così come si sentono presi per il culo tanti cittadini tarantini. Perché vedete... Nel momento in cui Taranto, unica provincia della Puglia, a non avere un proprio assessore, cioè una volta che è andato via Gianni Liviano, nulla, a Taranto non è stato dato un assessorato. Eppure parliamo di Taranto che vive il dramma dell'inquinamento, vive vari drammi. Ma andiamo oltre: Tante le... Emiliano parla di Taranto servendosi di Taranto per la questione Ilva. Perché poi all'atto pratico poco o nulla fa per, per combattere effettivamente l'inquinamento ambientale, ma gli serve la questione ILVA per fare la scalata alla segreteria, la conquista del, della poltrona di segretario nazionale del PD. Ecco perché interviene sulla questione ILVA. Apro parentesi e chiudo parentesi. L'ILVA va chiusa senza se e senza ma. L'ILVA è il cancro dei cancri, giusto per intenderci. Emiliano viene a Taranto molto spesso, conferenze avanti e dietro, però poi alla fine non quaglia niente. Vogliamo parlare per esempio di aeroporto? Cosa sta facendo la Regione Puglia per l'aeroporto? Nulla. L'aeroporto di Grottaglie, mi riferisco, l'Arlotta. Abbiamo la pista, una pista che è deputata, che è idonea per i voli, appunto intercontinentali, non ce l'ha Bari, non ce l'ha eh, Brindisi, ce l'ha Roma, nel senso che se volessimo fare un Taranto-Grottaglie-New York lo potremmo fare tranquillamente, cosa che invece né Bari e né Brindisi possono permettersi. Ma l'aeroporto aero, di Grottaglie rimane lì, chiuso. Vogliamo andare avanti? Abbiamo parlato di aeroporto. Poi si parla dell'aerospazio, di tutte queste favole, di queste puttanate. Dobbiamo parlare dei droni. Ma quali droni? Noi vogliamo volare, vogliamo fare turismo. Emiliano, cosa stai facendo per il turismo a Taranto? Fai le passerelle? E i tuoi giochetti strani, politici, eh, prima, prima sei nemico politico di pelillo, poi ti allei a pelillo, ma io non ti capisco proprio, ma questa è una parentesi, così mi è venuto in mente. C'è un altro bubone che riguarda Taranto, quello della sanità. Caro Emiliano, il piano di riordino sanitario è un aborto a livello regionale, ma diventa ancora più... Eh, diventa ancora peggiore, diventa ancora più penalizzante, più offensivo per la dignità dei cittadini di Taranto. Abbiamo fatto delle puntate dedicate appositamente alla, alla questione sanitaria, alla condizione in cui vivono i malati dell'ambulatorio di ematologia dell'ospedale Nord Moscati di Taranto, che fanno ore e ore di attesa. Per, eh, per essere attaccati a una flebo, alla flebo della speranza, alla flebo appunto della chemioterapia. Emiliano, tu parli, vai avanti e dietro, tu vuoi, il tuo obiettivo è quello di prendere la guida del paese, di essere il dopo Renzi, ma pensa a Taranto, pensa alla Puglia, tu in Puglia ci stai poco nulla. E in buona sostanza, caro Emiliano, tu rischi di fare la fine di Vendola, che voleva spiccare il volo in alto e abbandonava la Puglia. Oramai basta accendere la televisione, vedete Emiliano a Roma, vedete all'Assemblea Nazionale di qui, di lì. Tutte parole, tutto fumo, tutto fumo e niente arrosto, caro Michele Emiliano. Questa è Taranto. A livello di occupazione, consideriamo le alternative per Taranto, cosa hai fatto e cosa stai facendo per l'occupazione? Ma nessuno sta dicendo che tu devi creare i posti di lavoro, ma devi creare i presupposti per i posti di lavoro, devi far sì che Taranto possa ricevere effettivamente finanziamenti, fondi per poter crescere, per esempio, dal punto di vista del turismo. E quindi a livello archeologico, a livello del paesaggio na naturale e quant'altro, cioè far sì che effettivamente ci siano fondi, ci siano stanziamenti in grado di, fare, di dare ossigeno. Dal punto di vista finanziario, a Taranto, far sì che possano eh, attecchire nuove imprese e creare occupazione. È ovvio che tu non crei posti di lavoro, ma tu dovresti creare e, invece, non li crei i presupposti per i posti di lavoro. Per non parlare poi, dicevo, di quelle cose che dovresti fare e che non fai assolutamente. Anzi, penalizzi Taranto e ti ho detto già a proposito della, della sanità. Tanto Taranto oramai è un optional, serve solo a venire. A, 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 la città di Taranto serve per il governatore, giusto per venire a rastrellare un po' di voti e, un po', e a fare un po' di passerella. Caro Emiliano, questo sei tu. Che delusione, che sfortuna abbiamo noi pugliesi. Prima Fitto, poi Vendola, poi Emiliano. Chi è il peggiore dei tre? Boh, provate a indovinare. Certo è che siamo schifati, povera Taranto, povera Puglia e lo diciamo ad alta voce, senza bavaglio, alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.